Bentrovati e bentrovate con una nuova puntata del Cartotto Educational. Dove vi porto quest'oggi? Vi porto a la Magdalene, o la Maddalena se traduciamo in italiano, borgo della Val d'Aosta situato a 1645 metri sul livello del mare. Qual è la particolarità di questo piccolo borgo? Beh, osserviamola nella ripresa, la presenza di ben, divisi tra le frazioni, 8 di questi mulini. Tant'è che qui alla Magdalene c'è proprio un sentiero loro dedicato. Qual è la particolarità di questi mulini? La tecnica utilizzata. L'origine di questi mulini si perde nei secoli, però sappiamo che l'acqua non andava sprecata già allora. E quindi che tecnologia è stata utilizzata per questi mulini? Venite con me, vi porto a scoprire meglio come lavoravano. Questi mulini di fatto lavoravano in catena. Come possiamo osservare, in realtà la tecnologia utilizzata era quella che veniva chiamata ruota idraulica orizzontale in presa diretta. Cosa significava? Vedete proprio questo corso d'acqua che scende. In questa maniera, in realtà, senza ingranaggi, gli 8 mulini lavoravano come se la loro forza fosse appunto moltiplicata per 8. Invece di dividersi, come dire, una porzione d'acqua per cui magari ne rimanesse poca ad ognuno. Ecco, una particolarità che merita una visita, questo borgo è famoso anche per i forni, per l'appunto, proprio perché grazie all'acqua la tecnica della panificazione era una tecnica che garantiva anche sopravvivenza e sostentamento. Vi do appuntamento alla prossima puntata del Cartotto Educational, ma prima guardiamo com'era dentro nella ricostruzione un antico mulino. Venite con me. Eccoci, guardate Michino, stiamo vedendo anche com'era l'altezza e l'interno. Ed ecco qui, nella ricostruzione storica osserviamo, con le travi in legno e chiaramente qualche oggetto posizionato, come si immagina che fosse la vita d'allora e la normale attività di uno di questi mulini. Spero di avervi fatto compagnia anche in questo caso, scopriamo la nostra bella Italia e a presto!